Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale. Ho ancora addosso i postumi, i bei postumi, l'adrenalina dell'ultimo concerto il 27 gennaio al Count Basie Jazz Club con dei musicisti veramente notevoli, i docenti del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, dove sto insegnando quest'anno, Andrea Pozza al pianoforte, Alessio Menconi alla chitarra, e Barbara Raimondi alla voce, Aldo Zunino al contrabbasso e Francesco Merenda alla batteria. Vi faccio ascoltare un breve estratto. Chiacchierando con delle persone che si trovavano lì, che mi hanno fatto delle domande, che volevano avvicinarsi al mondo del jazz, non solamente sassofonisti, è emersa una cosa importante. Cioè, come posso accostarmi al mondo del jazz? Quali sono le strutture armoniche che devo imparare? Quali sono le forme più diffuse? Beh, non c'è dubbio che sicuramente un caposaldo è imparare il blues. Imparare il blues, infatti, ti dà non solamente la capacità di saper suonare blues, ma impari tutta una serie di meccanismi che sono alla base del fraseggio e sono alla base anche dell'armonia, perché nel blues trovi il turnaround, trovi i 2-5, trovi nel fraseggio chiaramente l'effetto domanda e risposta. Ecco, tutte queste cose sono fondamentali non solamente nel blues, ma per suonare molto altro, quindi è totalmente imprescindibile. Quello che caratterizza un fraseggio evoluto, un fraseggio jazzistico sul blues è essenzialmente la capacità di saper mischiare un fraseggio più pentatonico con un fraseggio più bebop. Questi due approcci, badate bene, non sono in antitesi, ma non solo sono coesistono entrambi, ma sono secondo me essenziali per dare più varietà al tuo fraseggio. Perché possiamo equilibrare quindi una frase che ha un sound più semplice, più diretto, ad un'altra che invece scava più dentro l'armonia, che ha un sound più bebop. Saper alternare e saper equilibrare questi due meccanismi è alla base di tantissimi musicisti. Potrei dirvi, non so, Cannonball Adderley, Oscar Peterson, chiaramente ce ne sono moltissimi, ma anche se ascoltate Joshua Redman, ad esempio. Nel suo modo di suonare c'è tanta complessità, ma c'è una grandissima conoscenza del blues, quindi è un tratto assolutamente essenziale da imparare. Quello di cui voglio parlarvi oggi è un modo semplice con cui fare questo, perché è chiaro che ci vogliono anni di studio per riuscire a padroneggiare queste tecniche, però da qualche parte giustamente si dovrà pure iniziare e c'è un tema semplice, ma non troppo. Al punto giusto direi di Lou Donaldson, che mischia proprio queste due cose qui, l'approccio pentatonico con l'approccio più bebop, quindi con i cromatismi e con le approach notes. Questo brano si chiama Loose Blues. Analizziamo insieme cosa succede.
L'accordo è Si bemolle, d'ora in poi parlerò direttamente trasposto nella tonalità dello strumento, quindi siamo in Sol. La prima frase è questa. Quindi abbiamo terza minore, terza maggiore, bo ba, bo bo ben, dopodiché continua con la pentatonica. Nella frase successiva l'accordo sarà Do settima, perché è un blues, quindi primo grado, quarto grado. E qui l'approccio cromatico è fatto invece tra la sesta e la settima minore dell'accordo. Per la seconda parte continua con la pentatonica, quindi ricapitoliamo: Sol settima, terza minore, terza maggiore. Il resto è una pentatonica. Adesso Do settima, cromatismo da La al Si bemolle. Quindi, di nuovo la prima frase. Poi, stesso cromatismo, terza minore, terza maggiore. Poi, finisce con la settima dell'accordo, Fa su Sol settima. Quindi, Do da do de do den, de da terza minore, terza maggiore, quinta, sesta, quinta, settima minore. Continuiamo con il Do. Poi. Quindi qui abbiamo una pentatonica con il cromatismo terza minore, terza maggiore. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo la stessa frase che lui faceva prima su Sol settima, trasposta in Do. Poi. Cromatismo dalla sesta alla settima minore. Poi di nuovo la frase iniziale. Poi arriva al quinto grado, dove fa la frase che ha fatto in precedenza. E c'è una cosa importante, c'è questa frase qui. Questa frase qui funziona da riassunto finale. Qui emerge un altro aspetto importante, cioè oltre ad un discorso armonico di cromatismi e di scale utilizzate, c'è chiaramente l'effetto domanda-risposta. Risponde. Risposta con variazione. Riassunto. Eccetera. Molto importante cantare, come potete vedere io non è che sia un bravo cantante, io parlo dell'utilità di cantare le frasi a livello di studio, non dico che dovete cantare in pubblico. Vi risuono di nuovo il tema. 1, 2, ah. Per oggi è tutto, se come me hai la passione per il jazz, se trovi i miei contenuti interessanti, ti invito ad iscriverti al canale in modo da non perdere i prossimi video. Ci vediamo la prossima settimana dove continueremo a parlare del blues.